I 10 migliori paesi al mondo in cui vivere. Ciao da Tax Planning Internazionale. Ci sono diverse nazioni al mondo che offrono parametri vantaggiosi a chi decide di voler cambiare vita. Campi come i servizi, il lavoro, l'istruzione e la tassazione sono fondamentali per la scelta di una nazione estera nella quale trasferirsi e stabilire il proprio business. Questa è un'opzione che non deve essere preclusa a nessuno. Ecco perché oggi Tax Planning Internazionale presenterà i 10 migliori paesi al mondo in cui vivere. Ma prima di iniziare, non dimenticare di seguire il canale e attivare la campanella per non perderti nessuno dei nostri video. Iniziamo! 1. Svizzera. La Svizzera è un piccolo paese dell'Europa centrale composto da chilometri e chilometri di laghi e valli delle Alpi scolpite dai ghiacciai. È uno dei paesi più ricchi del mondo ed è noto da secoli per la sua neutralità. La Svizzera ha una bassa disoccupazione, una forza lavoro qualificata e uno dei prodotti interni lordi pro capite più alti del mondo. La forte economia del paese è alimentata da basse aliquote delle imposte sulle società, un settore dei servizi altamente sviluppato, guidato soprattutto da servizi finanziari e un'industria manufatturiera ad alta tecnologia. Il paese è orgoglioso della sua diversità e ospita regioni con identità culturali distinte. La Svizzera è una delle mete più ambite del turismo moderno ed elegante, che offre praticamente di tutto ai visitatori da ogni parte del mondo. Il panorama in Svizzera ha molto da offrire per chi si sposta in questa nazione. È famoso per le sue montagne spettacolari e i laghi paradisiaci. La temperatura varia da luoghi diversi e tende ad essere più calda al sud e più fresca al nord. 2. Giappone. Il Giappone è una delle nazioni più istruite e tecnologicamente avanzate del mondo. Mentre la maggior parte del Giappone è coperta da montagne e aree boscose, i circa 126 milioni di abitanti del paese conducono la propria vita prevalentemente in città. Il paese si fonda sulle sue antiche tradizioni, anche se presenta tratti della vita occidentale. Il Giappone è conosciuto in tutto il mondo per le sue arti tradizionali, comprese le cerimonie del tè, la calligrafia e la composizione floreale. Tutti i residenti in Giappone sono tenuti per legge ad avere una copertura assicurativa sanitaria. In Giappone l'armonia è tutto ciò che conta. I giapponesi seguono le regole e cercano di evitare i conflitti per quanto possibile. Sono molto armoniosi e molto disciplinati. Il tasso di criminalità in Giappone è relativamente basso e addirittura i poliziotti non hanno pistole. 3. Canada. Il Canada occupa circa i due quinti del continente nordamericano, rendendolo il secondo paese più grande del mondo dopo la Russia. Il Canada è considerato uno dei migliori paesi per vivere nel mondo grazie ad alcuni fattori eccezionali come l'alto tasso di soddisfazione della vita, bassi tassi di omicidio, programmi unici per la pensione e un sistema di assistenza sanitaria per lo più gratuito. È anche considerato uno dei paesi più pacifici del mondo, incentiva l'istruzione e garantisce da tempo a tutti i giovani cittadini accesso alla migliore istruzione disponibile, indipendentemente dal loro background. Più della metà dei suoi residenti, infatti, è laureata al college. Il Canada è il secondo paese più grande del mondo e senza dubbio uno dei più belli, dalla tundra artica ghiacciata e cosparsa di neve ai laghi scintillanti e boschi rigogliosi. Il Canada può togliere il fiato in ogni suo angolo. 4. Germania. La Germania è la più popolosa nazione nell'Unione Europea. Possiede una delle più grandi economie al mondo e ha visto il suo ruolo nella comunità internazionale crescere costantemente a partire dalla riunificazione. Nel mercato mondiale, la Germania ha una forza lavoro con elevate competenze, meno corruzione rispetto alle altre nazioni e un alto grado di innovazione nel campo del capitale sociale. La Germania è uno dei principali importatori ed esportatori di servizi al mondo che includono industrie come le telecomunicazioni, l'assistenza sanitaria e il turismo, i quali contribuiscono maggiormente all'economia del paese. La Germania è anche una delle destinazioni migratorie più popolari al mondo, sebbene la sua politica di inclusione sia diventata un punto di contesa a causa dei crimini commessi all'interno dei confini del paese da parte degli stranieri.
5. Regno Unito. Il Regno Unito è una nazione altamente sviluppata che esercita una notevole influenza internazionale, economica, politica, scientifica e culturale. La capitale, Londra, è un importante centro finanziario internazionale ed è una delle città più visitate al mondo. Le industrie, i sistemi bancari e le aziende turistiche fanno parte di un ampio settore dei servizi che alimenta gran parte della crescita economica della nazione. È anche un leader mondiale quando si tratta di medicina e ricerca e vanta alcuni dei migliori ospedali del mondo. Il Regno Unito è anche sede di alcune delle migliori università del mondo, tra cui Oxford, Cambridge e l'Imperial College London. Gli uomini e le donne all'aria aperta si sentiranno come a casa con tutto il bellissimo territorio che la Gran Bretagna ha da offrire. Potrai fare escursioni in montagna, passeggiare attraverso campagne favolose e goderti una costa che va oltre la semplice bellezza. 6. Svezia. Il Regno di Svezia, fiancheggiato dalla Norvegia a ovest e dal Mar Baltico a est, è uno dei paesi più grandi dell'Unione Europea per massa terrestre. Nonostante le sue radici militariste, la Svezia è rimasta neutrale in tempi di guerra per secoli. Invece, per quanto riguarda l'impegno per i diritti umani, il servizio pubblico e la sostenibilità, è un paese leader rispettato a livello internazionale. L'assistenza sanitaria e l'istruzione universitaria sono gratuiti e la sua gente vanta una delle aspettative di vita più lunghe del mondo. Se hai intenzione di avere figli in Svezia, i genitori qui ricevono 48 giorni di congedo parentale retribuito da condividere tra loro. Gli svedesi sono tra le persone più generose del mondo, donano ogni anno circa l'1% del prodotto nazionale lordo ai programmi di aiuto umanitario. La società continua a diversificarsi, poiché un numero crescente di rifugiati, che attualmente rappresentano il 10% della popolazione, viene accolto nei confini svedesi. 7. Australia. L'Australia è un paese circondato dagli oceani Indiano e Pacifico. L'Australia ha uno dei livelli di inquinamento atmosferico più bassi del mondo. È considerata una nazione ricca, con un'economia di mercato che ha un prodotto interno lordo e un reddito pro capite relativamente elevati. La nazione ha un alto tasso di partecipazione ad attività sportive e vanta un'aspettativa di vita relativamente alta, sia per gli uomini che per le donne. Il livello di istruzione è eccellente, con ottime scuole pubbliche e private e una vasta gamma di istituti terziari tra cui scegliere. L'istruzione è obbligatoria dall'età di 5 fino ai 16 anni. Il tasso di disoccupazione è basso in Australia, ma ci sono carenze di molti professionisti. L'Australia è anche costellata da innumerevoli parchi nazionali, riserve per la salvaguardia delle specie, riserve di caccia, parchi ricreativi, aree di protezione della fauna selvatica e riserve marine. 8. Norvegia. Il Regno di Norvegia è il paese più occidentale della penisola scandinava, costituito principalmente da un terreno montuoso. La costa della Norvegia è composta da migliaia di baie. Sia che tu stia guidando o facendo un viaggio in treno, lo scenario mozzafiato che si estende per migliaia di chilometri è incredibile. La Norvegia è una nazione ad alto reddito, con un vivace settore privato e una efficiente rete di sicurezza. L'assistenza sanitaria è più o meno gratuita per tutti, le scuole norvegesi offrono un'istruzione a tutto tondo e le scuole pubbliche non solo sono poco costose, ma anche di qualità eccezionale. Man mano che i bambini crescono, i genitori possono trarre conforto dal fatto che l'istruzione universitaria è offerta gratuitamente. 9. Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono la potenza economica e militare più dominante del mondo. Allo stesso modo, la sua impronta culturale abbraccia il mondo, guidata in gran parte dalla sua cultura pop espressa nei film, nella musica e in televisione. L'economia statunitense è la più grande del mondo in termini di prodotto interno lordo e anche la più potente tecnologicamente. Gli Stati Uniti sono culturalmente ed etnicamente variegati e la sua popolazione è stata modellata da grandi ondate di immigrazione dall'Europa e da altre parti del mondo. Sia che tu preferisca una metropoli vivace o una città tranquilla, puoi trovare la tua posizione da sogno negli Stati Uniti. Il paese è anche sede di alcune delle migliori università del mondo, tra cui l'Università di Harvard e il Massachusetts Institute of Technology.
essendo la principale potenza globale, gli Stati Uniti devono ancora affrontare sfide interne, tra cui tensioni razziali, parità di reddito e un elettorato sempre più polarizzato. 10. Portogallo. Lisbona è oggi considerata uno dei migliori luoghi al mondo per start-up e aziende. Sempre più hub tecnologici e grandi compagnie si trasferiscono in questa città. Ad esempio, gli uffici europei di Google, Amazon e Android si sono trasferiti qui. Il Portogallo è una nazione multietnica, ancora molto genuina in certe sue zone. Le persone sono meno espansive e meno invadenti degli italiani e degli spagnoli, ma sono incredibilmente cordiali, disponibili ed accoglienti. La vita sociale in Portogallo è molto bella. Tutto avviene abbastanza spontaneamente e risulta semplice creare legami con altre persone. Lisbona è una città molto viva durante tutta la settimana. Musei, bar, ristoranti e nei fine settimana si anima con concerti, feste e festival. L'assistenza sanitaria pubblica è quasi gratuita, l'istruzione pubblica è piuttosto buona e il Portogallo è considerato uno dei paesi più sicuri e più pacifici del mondo. Il clima è uno dei punti di forza del paese. C'è il sole per più di 300 giorni all'anno e le spiagge si raggiungono in 20 minuti dal centro di Lisbona. Queste erano 10 nazioni da sogno dove poter andare a vivere. Vuoi trasferirti all'estero? Tax Planning è il primo studio italiano dedicato esclusivamente a coloro che vogliono internazionalizzare la propria persona e il proprio business, offrendo una serie di strumenti e servizi unici, pressoché sconosciuti, al commercialista italiano medio. Contattaci per una consulenza. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!